Ciao a tutti ragazzi, sono Cappello Rosa Nero e oggi siamo qui per parlare della nazionale italiana che, oh, la vogliamo finalmente dire questa, abbiamo battuto la Macedonia, finalmente! Dopo avermi fatto fare a Billa allo stadio, perché io ero allo stadio a vedermi Italia-Macedonia quando fu, purtroppo, adesso finalmente posso vedere l'Italia che vince contro la Macedonia. Ci voleva tanto, evidentemente sì, visto che nonostante questo abbiamo sofferto. Cazzo, eravamo in vantaggio 3-0, poi 3-2. Ma porca puttana, come cazzo si fa? Cioè, io non saprei nemmeno a chi dare la colpa per questo 3-2, che i ragazzi, ho visto veramente che si erano tipo, non lo so, si sono dimenticati come si difende. Cioè, ho visto, vabbè, il secondo gol è stato culo, perché c'è stato porca puttana Acerbi lì in mezzo al campo, porca puttana, e Donnarumma che poteva fare. Il problema è stato tipo il primo gol, che nessuno è andato a fare pressione sul battitore del calcio d'angolo, e poi tutti fermi, eravamo in 11, in area di rigore, nessuno che ha saltato. Vabbè, non voglio parlare di cose troppo negative, anche perché in verità di cose negative ci sono da parlare, soprattutto per quanto riguarda una cosa, il rigore di Jorginho. Cioè, dai ragazzi, ma non è possibile che ancora non ci siete arrivati. Che ormai, i rigori di Jorginho, lo sanno tutti come cazzo li batte lui i rigori. Ma pure in cazzo ne so, in Kazakistan sanno come batte i rigori di Jorginho e come affrontarlo. I portieri non sono più sconsiderati, non sono più rincoglioniti. Lo sanno che lui ha sto cazzo di saltello, quindi non batte subito, e soprattutto batte le punizioni basse, precise, ma lente. Infatti avete visto il portiere? È rimasto fermo fino all'ultimo e si è buttato soltanto dopo che ha calciato il rigore. Quando in genere al 90% nei rigori ormai è troppo tardi. Quando il rigore viene calciato ormai è troppo tardi. Ma no, perché le palle Jorginho le tira lente. Lente! Ragazzi, non per cosa, non voglio dire Jorginho è un giocatore di merda. Jorginho è un buon giocatore, ma non deve più battere i rigori, non per semplicemente per questione di scaramanzia. Ha sbagliato quanti? 3 rigori consecutivi ormai per scaramanzia, non facciamogli battere il quarto. Ma non è semplicemente questione di scaramanzia, è questione di raziocinio, di logica. Ormai lo sanno tutti come li batte i rigori Jorginho, lo sanno tutti come si deve affrontare Jorginho rigorista. Quindi le cose sono due, o Jorginho cambia stile di rigori, oppure fate battere i rigori a qualcun altro. Oggi ho visto dei giocatori fenomenali, ho visto una squadra bellissima, fino a un certo punto, per l'amor di Dio. Ma ho visto un'intensità di gioco, soprattutto in attacco, che io che purtroppo sono abituato con Corini, non vedo, in genere. Quindi mi esalto forse con poco, ma sta di fatto che il gioco di Spalletti mi piace. Il modo in cui fa girare la squadra, in cui sono tutti sincronizzati. La difesa, a parte ovviamente i due gol, ma per il resto mi è piaciuto. Di Marco, Acerbi, Gatti e Darmian è stato di grazia. Di Marco, abbiamo capito, è un fenomeno. Non il miglior giocatore di questo mondo, ma Di Marco è qualcosa di fenomenale. E anche oggi l'ha dimostrato. Centrocampo, un po' così così. Sì, oggi avevamo un paio di assenze molto importanti, ci mancava Bastoni. E potevamo praticamente fare un quartetto difensivo interista. Di Marco, Acerbi, Bastoni e Darmian. Strano, conoscendo l'Inter, però. Comunque sì, ci mancava appunto Di Marco, ma soprattutto ci mancava Tonali. Che purtroppo Tonali, la questione calcio scommesse, non ci ho fatto un video perché si tratta di una questione troppo complicata e non vorrei sparare sentenze a cazzum di canem, come si suol dire in latino, non si dice così, però non volevo parlare di cose che non conoscevo abbastanza bene da poterci fare un video, anche soltanto di 10 minuti, in cui sparavo 4 stronzate per accaparrarmi le views. Non sembrava giusto, sono argomenti, diciamo, più complessi di quelli che sembra. Non sono chiacchiere da bar, ragazzi. È un argomento serio, la ludopatia. Quindi, Tonali purtroppo ci mancava, infatti, onestamente non è che questa centrocampo mi facesse entusiasmare. Bonaventura, mezzo assente, Barella pure, non è che mi è entusiasmato. Ora, non dico che se fosse stato un centrocampo Tonali, Jorginho, Barella sarebbe cambiato tanto, o se l'avessero fatto, che ne so, appunto, Bonaventura, Jorginho, Tonali, o appunto Tonali, Jorginho, cioè, cazzo, cambiamo completamente il centrocampo? Non credo, perché è proprio la questione di come i giocatori si improntavano con attacco e difesa. A me il centrocampo era stabile, ok? Era statico. Io ho visto 3 personaggi immobili. Facciamo tanto i passaggi. Perché in genere, tipo, quando vedevo l'Inter, Barella, tipo, corre come un dannato. Io sono molto appassionato dei giocatori che corrono come dannati. Il Segre mi piace tanto, appunto, parlando di Barella, questa è la maglia di Barella. Perché a me piace come giocatore, mi piace come corre, l'intensità che dà. Io sono molto affascinato da questi tipi di giocatori. Barella oggi era fermo, per dire, ma perché appunto il centrocampo era così.
Invece l'attacco, un altro paio di maniche. Un attacco a satanato. Un attacco per Chiesa. Grazie signore per averci dato il calcio. E soprattutto Federico Chiesa. Perché un giocatore come lui è veramente una disgrazia. Una disgrazia per il calcio non italiano, mondiale. Che purtroppo deve stare in box un giorno sì e l'altro pure. Purtroppo Chicco Chiesa ha questo problema muscolare. Non capisco se è muscolare o di altre cose, ma comunque sia, è quasi sempre infortunato. Ed è un peccato. È qualcosa di veramente un peccato. Non perché tipo così la Juve vince qualcosa. A me la Juve non me frega un cazzo. In questo caso parla la nazionale italiana di calcio. Chiesa per la nazionale è importante, l'ha già dimostrato agli europei e anche oggi l'ha dimostrato. Una doppietta fenomenale di cui il gol dopo il rigore sbagliato da Jorginho, che ragazzi, madre di Dios, meraviglioso, meraviglioso. Ed è un peccato, infatti quando Chiesa, tipo i primi 10 minuti di partita, una roba del genere, si era accasciato al suolo perché aveva accusato il colpo, io mi stavo cagando sotto. Mi battevo il cuore a me, dicevo, nonno, oh no, ti prego, non mi dire che mi hanno infortunato Chiesa, ti prego, oddio no, ero così, ragazzi, non posso mentire, perché Chiesa deve giocare 24 ore su 24, e il problema è che il suo fisico non sembra reggerlo. Non voglio fare tipo un paragone con Ronaldo Nazario, Ronaldo il fenomeno, che lui è un altro mondo, però comunque sì, siamo lì, nel senso di un grande giocatore che ha un fisico che non lo regge. Chiesa purtroppo, come Zaniolo, ecco, forse magari come Zaniolo, lui sta rischiando di, non dico di fare la sua stessa fine, perché Zaniolo ha avuto la rottura di due crociati, uno per gamba, e lì non ti salvi al 99%. Chiesa è lì per lì, secondo me, da rischiare grosso, perché il fisico, vabbè, lo sto dicendo da mezz'ora, il fisico sembra non lo regge quasi mai, ed è un peccato. Però, parlando d'altro, Berardi è stato un giocatore interessante. Mi piace le sponde che dà, le idee giuste ce le ha, non ha inciso più del solito, però comunque sia, Berardi è un ottimo giocatore. Mi fa strano non vedere Berardi, che non è mai andato in una big, però mi fa comunque sia piacere sapere che Berardi è una delle poche vere bandiere del calcio, in uno sport in cui mancano veramente giocatori appassionati alla maglia, nonostante tipo Berardi ogni volta è al centro di mille trattative. Quell'anno deve andare alla Juventus, e quell'anno deve andare al Milan, e quell'anno deve andare alla Roma, e quella alla Lazio, e quella all'Inter, e quello deve andare al Kilimangiaro, però non si può. Che cazzo deve... ogni volta deve andare da tutte le parti e poi puntualmente rimane a Sassuolo. Che per l'amor del cielo, a me piace questa cosa. Finalmente un giocatore che rimane in una squadra e la fa diventare il suo colore della pelle e il suo colore della maglia, stessa cosa. Veramente, però, finché in nazionale, onestamente non mi dispiace. Preferirei comunque sia che iniziassimo a trovare un esterno destro che possa prendere il suo posto, perché Berardi ha la sua veneranda età, ormai la trentina d'anni l'ha raggiunta. Bisogna pensare al futuro. Berardi non può giocare per sempre. E sempre parlando di futuro, è giusto che parliamo anche di Giacomino Raspadori, perché Raspadori è un giocatore, ragazzi, che secondo me, se le voci sono vere, perché cosa dicono le voci? Da quando sembra De Laurentiis vuole vendere un giocatore molto importante, e molti puntano su Osimhen, per la questione di ingaggi stipendi, abbassare gli stipendi. Vendere Osimhen, che intanto tipo tutta Napoli si incazzerebbe a bestia. Però a parte quello, Giacomino Raspadori potrebbe trovare un suo ruolo, potrebbe trovare una sua opportunità per provare a essere titolare di un Napoli che, nonostante appunto il basso di Garcia, può risollevarsi, ha le potenzialità. Raspadori, secondo me, ha bisogno di giocare H24, perché ha dimostrato in questa partita di sapersi muovere bene, di sapersi destreggiare con la palla e di saperla maneggiare la palla. Ok? Raspadori deve giocare. E io sono felice, finalmente, che abbiamo buttato fuori a calci in culo quel morto di Immobile. Io sono sempre stato un anti-Immobile. Un giocatore che a me non mi piace, un giocatore che io ho trovato poi, soprattutto, bollito da una vita e da 40 anni che questo qua non dovrebbe giocare a calcio, ancor prima di nascere, e puntualmente questo in nazionale italiana, quasi sempre titolare, e a me sta cosa non mi è mai piaciuta. Laziali, potete pure insultarmi, non me ne fotto un cazzo. E questo è quello che penso, vaffanculo. Niente ragazzi, sono veramente felice, comunque sia, non possiamo soffrire contro la Macedonia, ok? Questo l'abbiamo capito tutti quanti. Però siamo ancora agli inizi. La nazionale italiana deve ancora trovare la sua dimensione. Prima di tutto dobbiamo qualificarci per questo europeo. Poi lo falliamo, non riusciamo a mantenere il titolo, amen. Intanto ci dobbiamo qualificare.
e poi l'anno prossimo o fra 2 anni soprattutto dovremo iniziare a capire cosa vuole essere la nazionale italiana in futuro. La nazionale italiana deve iniziare a capire quali sono i giocatori che devono entrare e quelli che devono uscire, avere già le idee chiare. Non ha senso richiamare giocatori che ormai hanno dato quello che dovevano dare, giusto perché non abbiamo chi possa prendere il suo posto. I giocatori ci sono, ragazzi. I giocatori ci sono, ci sono 10.000 centrocampisti, c'è tipo Colpani, cazzo. Colpani che è stato convocato, mi pare, ma che non l'hai fatto giocare, per me è un po' un dispiacere, dico. Giorginho, quello che poteva dare la nazionale italiana, l'ha dato, basta, chiamiamo altri. Appunto, dicevo prima, Berardi, quello che doveva dare, l'ha dato. Io darei pure una possibilità a Vicario, nonostante Donnarumma, cioè non è che ha fatto molto Donnarumma, per i 2 gol io non lo trovo colpevole, però comunque sia, diamo una possibilità anche a Vicario. Ci sono difensori interessanti che vorrei vedere, Scalvini, vorrei vederlo, è un giocatore interessante che non sta facendo il massimo con l'Atalanta, però comunque sia un giocatore interessante, puro Coli, vorrei vedere Destiny Udoge ogni tanto, per quanto appunto Darmian stia facendo bene, però vorrei vedere Destiny Udoge. Ragazzi, i giocatori ci sono, bisogna dargli fiducia, bisogna dire dai, diamogli un'opportunità, diamone 2, 3, 4, 5, 10.000, prima o poi, porca puttana, dovremo fare questo cambio generazionale, non possiamo aspettare ogni volta che nasca il baby fenomeno e dire minchia che botta di culo, anche quest'anno siamo salvi, no, non ci sono sempre baby fenomeno. Bisogna dare l'opportunità anche ai giocatori normali che comunque sia messi nel giusto spazio, ti diventano dei semifenomeni. Bonucci, per dire, è un giocatore normalissimo, non è tutto sto papò di campione, però per anni è stato accompagnato da giocatori che lo mettevano a suo agio, Barzagli e Chiellini in primis, e Buffon dietro, e davanti c'era pure i fenomeni, ma Bonucci è sempre stato un giocatore normale, l'ha dimostrato soprattutto al Milan. Ecco, a noi ci servono giocatori del genere, giocatori normali che messi nel giusto punto, nel giusto ruolo, nella giusta tattica, ti fanno le partitone, nonostante non siano sto popò di campioni. E noi questi giocatori li abbiamo. L'allenatore è buono, Spalletti è fenomenale, è un ottimo allenatore. È fra i migliori allenatori italiani che ci sono in circolazione, Spalletti, e non credo di esagerare. Quindi, ragazzi, per l'amor di Dio, non aspettatevi ogni volta ma questo non è Baggio, ma questo non è Totti, ma questo non è Vieri, ma questo non è Maldini. Ragazzi, non possono nascere sempre sti fenomeni. Bisogna dare credito anche ai giocatori normali. E l'Italia ne ha bizzeffe. Bisogna soltanto dare il giusto spazio e soprattutto il giusto ruolo. È difficile? Sì, ma per questo serve un grande allenatore. E secondo me Spalletti, nei prossimi anni, più che in questo europeo, per la qualificazione mondiale delle seguenti, ci darà soddisfazioni. Ci darà notevoli soddisfazioni, ve lo dico io. Quindi ragazzi, io il video posso concludere qui. Quello che dovevo dire l'ho detto. E forza Italia!